Allora, caro Ermanno, che tutti conoscono ormai, ti conoscono tutti, però io devo dire una cosa, io non mi sono presentata ancora, scusate, io sono Daniela. Sono io. Daniela Battaglioni, la manager dei manager del turismo. Ecco, vi so, quindi ha detto tutto lui, va bene così. E allora vabbè, nominiamo anche Travel Quotidiano, Travel Open Day, ci abbiamo tutti. L'unico quotidiano titolato nel mondo del turismo italiano, di tutto rispetto. Grazie. Allora, qui siamo con Ermanno Sereni. E qua dietro vedi che c'è anche una bella nave? Allora... Ah, dico, scusate, qua dietro c'è una bellissima nave, vedi, Corsica, Ferris, Sardinia, Ferris. Allora sì, una grandissima nave, una nuova nave, ma soprattutto... Vogliamo parlare del contesto? Dove siamo? No? Di questa iniziativa fuori fiera. Volevo aggiungere una cosa, ma non si può, meglio di no. Fuori fiera, molto interessante, perché si ha l'opportunità di poter parlare con gli agenti di viaggio in maniera più tranquilla, più rilassata. Vedo enorme soddisfazione da parte proprio degli agenti per questa partecipazione. Per cui un'idea... Nuova no, ma un'idea che va comunque coltivata e sviluppata, perché può essere veramente il futuro degli incontri e dei rapporti che si possono instaurare tra operatori, compagnie, tour operator e altro, e agenti di viaggio. Bene, tu sei un mago qua tra le agenzie, tra i tour operator, non lo dico perché è lui chiaramente, perché insomma siamo amici da tantissimi anni, come con tutti eccetera, però come, guarda, come fa le cose lui, come si rapporta con le agenzie e tutto, tu sei il mago. Ma non voglio predire il futuro, ma diciamo è un ottimo connubio di rapporto che abbiamo con i nostri partner, agenti di viaggio. Per quanto riguarda le nostre destinazioni Corsica, Sardegna ed Elba, quest'anno oltretutto abbiamo una novità molto importante, che è una linea nuova e inedita anche per noi sulle Baleari, per cui avremo questo Tolone-Alcudia, che è una linea appunto da aprile sarà operativa per tutta la stagione estiva. È un'isola nuova per noi, un'isola molto importante nell'ambito del Mediterraneo, però non ci dimentichiamo della Sardegna e soprattutto della Corsica, dove rimangono, e l'Elba, rimangono i nostri must, diciamo, di collegamenti. Adotteremo una politica molto conservativa dal punto di vista tariffario, nello stesso tempo anche aggressiva, però assolutamente al non discapito della qualità e del servizio, che ci ha sempre contraddistinto, e questo continuerà a contraddistinguerci per il futuro, per cui una cosa che ci teniamo molto proprio nella continuità. Quest'anno non dimentichiamo che festeggiamo i 50 anni di fondazione dell'azienda, momento molto importante, perché sono 50 anni di storia nell'ambito del trasporto marittimo, 50 anni dettati da una compagnia che ha mantenuto a tutt'oggi lo stesso assetto diciamo gestionale di azienda, per cui un'azienda sana e un'azienda che guarda decisamente verso il futuro. Ermanno, che dire? Tanti bocca al lupo e vai. Bene. Grazie.